Ciao a tutti ragazzi, sono Poglio e siamo qua con un nuovo video bellissimo, importantissimo, una figata che volevo fare da tempo perché, cioè, non so se avete presente il video come diventare una sirena del suo canale che, cioè, ce l'ha fatta, raga. Sì. Perché io che sono così femminile non provo a diventare una sirena. Infatti. Allora, visto che questa settimana stiamo praticamente convivendo e lei è qua da me, devi aiutarmi assolutamente a diventare una sirena perché voglio sapere come ci si sente ad essere una sirena. Allora, partiamo dal presupposto che io comunque ho fatto una pozione per diventare umana adesso, perché la vita da sirena è molto difficile, io te lo dico. Perché è difficile? Perché? No, non mi dire così. Prima di tutto, non puoi uscire senza ombrello perché... Ma poi anche se l'ombrello è difficile perché... Anche quando passa la macchina nella pozzanghera e tu sei a piedi di schizza? Lì è la fine, quindi no. Puoi essere subito scoperta. No. Sì. E se mi scoprono? Lì è la fine, potresti anche morire. Oddio. Quindi davvero però non fatelo a casa. Però tu hai fatto la pozione che si può tornare indietro. Quindi sì. Io adesso provo a diventare una sirena e ce la faccio. Perché devo farcela perché ci sei qua te. E poi non mi piace, non mi sento a mio agio. Per ritornare normale, però come senti... Mi è rimasta un po' questa voce, insomma, ti rimane comunque qualcosa. Oh no, beh, però... Qualche squama quella. Se sei sicura, io ti aiuto volentieri, perché io, da ex sirena, ci tengo ad aiutare le persone. Che bello, che bello! Lo so, è un'emozione dai, unica. Dai. Invece che stare qua a parlare, andiamo a fare la pozione, dai. Sì, esatto. Aiutami. Quindi ci cambiamo location. Sì, dai, andiamo. Ok, dai. Sì, ma aspetta, perché io ho un po' di male alle gambe ora che comunque è da poco che sono umana. Scusami, devo un attimo. Ti do una mano ad alzarti, vieni. Sì, grazie. Allora, adesso iniziamo a fare la pozione. Per favore spiegami bene come si fa perché non ne posso più avere questi piedi da hobbit. Qui c'è un piccolo problema, no? Perché comunque, essendo a casa tua, non sono preparata. Non ho dietro l'acqua di mare, non ho dietro il glitter, la maschera mar morto. Ci arrangiamo un po' con quello che hai tu in casa, sperando che poi riesca, perché non vorrei che... Insomma, vediamo. No, ecco. Beh, dovrebbe riuscire. Ok, dovrebbe. Allora... Quindi mettiamo dell'acqua anche normale, vediamo se speriamo funzioni. No, questa qua è acqua di lago, eh. Ah, va bene, dai. No, tutta. Tutta? Butta. Sicura? Sì, devi essere molto sicura. Ok. Perché se no non ti riesci. Sì, sono sicura. Ah, cosa molto importante, devi volerlo. Io lo voglio, io voglio essere una sirena. Vuoi salvare il mondo? Voglio salvare il mondo dai cattivi, io voglio la pace nel mondo. Ok, va bene, penso che tu sia abbastanza motivata. Ora prendi con la tua mano. Con la mano? Sì, un pochino di sale grosso. Ok. Magari può sembrare del mare, ok. Mi raccomando, questo non si deve bere. Ah, non devo berlo? No, è pericolosissimo. Ok. Ok, chiudi tutto. Mischio? Mescola. Ok. Non puoi berla perché sennò ti trasformi in un sirenetto. Il mio cane che vuole trasformarsi in un sirenetto. No, Bob, no. Spassati. Meglio di no. Muschio bianco, quindi Dio, è perfetto. Muschio bianco è perfetto. Ricorda molto il mare. Perfetto. Ora devi mescolare energicamente, deve uscire energicamente? La schiuma. Sì. Oddio, si sta uscendo. Sì, si sta uscendo. Senti che profumo di sirena che ha. Metti dentro degli oggetti che possono ricordare il mare, tipo una conchiglia. Allora, io ho questa conchiglia che l'ho presa quando ero piccola al mare ed è bellissima, la conchiglia più bella che io abbia mai visto. Sì, esatto, io non ho mai vista una così bella. Metto? Metti, butta. Okay. Perfetto. Poi ho recuperato dei diamanti. Molto preziosi, potete trovarlo all'interno delle vongole che stanno nei fondali del mare. Butto? Butta, come se non ci fosse un domani. Ok, ho recuperato quest'alga che sa di menta, che l'ho recuperata in fondo agli scogli del mare. È molto fondamentale, eh? Ok, butta. La menta di mare è... Butta. Lo senti? Mescolo? Oddio. Ok. Oddio, aspetta. Ma queste sono le tue scaglie? Sì, questo qua è il colore della mia pelle. Perché
se vuoi avere comunque una coda colorata e non bianca, devi metterci comunque un pigmento. Ne mettiamo un pizzico e mescola bene. Oddio, un bellissimo colore sull'azzurro. Sì, esatto, no, non è la tazza, è proprio l'acqua, sì. E questo profumo di mare, E poi, cioè, tu mi hai detto che dovevo prendere un un oggetto a cui io oggetto, tengo sì. davvero tanto. Esatto. Ecco, quindi io sono andata a recuperare la mia pecora capretta dalle corna arricciate. Non so se la vedete bene, io ci tengo tantissimo a Carolina. Mi spiace anche un po' buttarla qua dentro, però insomma, se serve per la trasformazione lo faccio. Esatto, non guardare, non guardare, fallo senza guardare. Oh, perfetto, perfetto, sei stata bravissima. Oh, grazie. Mescola un po'. Ora l'ultima cosa molto importante. Questa qua te la regalo io perché prima era mia. Oddio, ma c'è la corona delle regine delle sirene. Sì, esatto, la nostra più grande regina. Adesso cosa devo fare? Devi stringerla fortissimo tra le tue mani e dire io voglio essere una sirena. Io voglio essere una sirena. Concentrati bene, lo Sì, vuoi? lo voglio. Lo vuoi? Lo voglio. Ok, soffiaci sopra. E adesso ascoltami bene. Quando la butterai nell'acqua, se fa rumore, vuol dire che non ha funzionato. Se Ok. non fa rumore, vuol dire che ha funzionato e diventerai una bellissima sirena. Vado. Vai. Oddio, è stata silenziosissima. No, Sì, io non ho sentito nulla. E tu? non ho sentito niente. Bene, bene, questa cosa funzionerà di Ma devo sicuro. mescolare ancora? No, no, va bene così. Ok. Questa la devi lasciare sotto la luna piena. Quindi adesso Tutta la dobbiamo. notte, ok, va Sì, bene. adesso è pomeriggio ancora, quindi dobbiamo aspettare un bel po' di ore purtroppo. Però Quindi domani domani mattina. mattina, ok, domani mattina. Esatto. Questa non è una cosa che fanno tutti, ma qui è più per star sicuri. Ecco, bisogna intingere con un pennello. Oh, Lo senti? Ecco. lo sento. Oh mio Dio. Ovviamente non si mette sulle ferite. Non Sì. vedo l'ora, non vedo l'ora. Grazie, Anch'io. grazie Mimì. Buongiorno ragazzi. Ma dov'è Polvia? È tutta la mattina che la cerco. Ho guardato qui nella piscina come dovrebbero fare tutte le sirene, però non c'è. Amore? Aspetta, forse qui. Ma come falsa? Ma co cosa vorresti dire? Non sei una bellissima sirena? In effetti. Ma dov'è la tua coda? Fammi vedere la tua coda. Ma poi tutti diranno nei commenti: no, sei falsa perché non ha la coda. Si è nascosta, non ce la fa vedere. Facci vedere la coda. Cosa sei? Io sono maschile e così, ma dovevo essere una bellissima sirena, invece sono un tritone. Beh, guarda il lato positivo, Non c'è. comunque avrai dei poteri, no? No, Come sono no? solo un bruttissimo tritone verde. Ma bruttissimo è un parolone, cioè nel Io senso. ho una coda scomodissima, non riesco a trovare una posizione comoda per stare. Beh, io te l'ho detto, comunque c'è la coda, pensaci bene. Poi adesso comunque sei appena uscita dall'acqua. Ascolta, poi faremo un video sul mio canale dove spiegherò come ritornare normali, no? Mi spiace, io non pensavo. Beh, vedi, io te l'ho detto, comunque con i tuoi prodotti a casa. Non dire così, non fare così, non essere triste. Ditele qualcosa, Sono ragazzi. tutto verde, io dovevo essere una sirena. Perché sono uscito un tritone? Beh, questo non lo so, ma. Forse perché siamo una coppia e la sirena sta con il tritone. Ma anche se sono una ex sirena? Sì. Guarda i miei capelli, che cosa Sono sono? verdi! Ma non li hai tinti tu? No. Beh, comunque puoi sempre salvare il mondo così, eh. Sì, ok, il mondo lo posso salvare, però non è la stessa cosa se lo salvi da tritone o lo salvi da sirena, capisci? Una mano. No, ce la faccio.
faccio. Ok, bene. Allora ragazzi, direi che questa pozione comunque è andata bene. Adesso mi sto un po' abituando ad essere un tritone. Abbiamo scoperto perché non sono diventata una sirena. Semplicemente perché? Perché noi due siamo una coppia e lei è già diventata una sirena nel video che ho fatto sul suo canale. E due sirene non possono stare insieme, purtroppo. Deve esserci sempre una sirena e un tritone. Esatto. E quindi io sono diventata un tritone, ma va bene così per amore. Quindi se anche voi volete fare questa pozione, mi raccomando, se volete diventare una sirena, fatelo voi per prima, altrimenti diventerete un tritone, il tritone della coppia. Quindi cosa dovete fare? Seguite i passaggi della pozione che avete visto durante il video, o i miei o i suoi. Poi dopo la pozione cosa dovete fare? Dovete iscrivervi a due canali la cui pozione ha funzionato, quindi iscrivetevi ora al mio canale perché ho i poteri, se non lo fate vi sgamo subito, la pozione non funzionerà. E poi vi iscrivete soprattutto al suo canale perché è più dettagliato per diventare una sirena. A fine video vi metterò anche il mio video su come sono diventata una sirena. Esattamente. Poi se volete rimanere aggiornati per vedere come evolve la nostra situazione, vi potete anche iscrivere ai nostri Instagram che vi lascerò qua sotto sempre nel primo commento. E niente, adesso vado a farmi un bagnetto al fiume perché voglio di nuotare insieme ai miei amici pesci. Ma cos'è questo rumore? Adesso la faccio fermare. Ma cos'è questo rumore? Hai visto? L'hai fatto fermare hai tu? Hai visto il mio potere? Ma come? Ma hai visto? Allora comunque c'è qualcosa di positivo. Sì, forse inizio ad abituarmici. E niente. Sei di mare. Grazie. Mi mancava questo odore di mare, un po' sudatino. Iscrivetevi ai nostri canali e ci vediamo al prossimo video. Commentate qua sotto se anche voi volete diventare una sirena o un tritone. Ciao ragazzi. Ciao. Olbia voleva diventare una sirena, ma è diventata un tritone, one one. Iscriviti al canale se una sirena vuoi diventare. Iscriviti al canale ora subito.